La mia vita è scandita da questo incontro agostano con il senatore Giulio Andreotti ormai da anni. Ed è sempre un momento in cui, dentro tutte le opinioni da lui espresse e dentro la storia della vita sua e di questa Italia e del mondo che racconta, è come impossibile non scorgere un altro attore della storia. Ecco, un altro attore della storia. C'è un'altra presenza nel mondo, c'è la presenza di un altro. Questo è un po' quello che significa il titolo del libro che ho scritto sulle vicende degli ultimi anni del senatore Andreotti. Non mi hanno fatto male, ha detto. E lo ha detto qui al meeting. Allora, normalmente un autore non parla lui del suo libro, parlano gli altri, ma qui ho il testimone che è il protagonista di questo libro. Prima però di parlarne un attimo e della vicenda che qui è raccontata, al senatore Andreotti chiedo questo. Giulio, questo è il primo meeting in assoluto senza Don Giussani e senza Papa Wojtyła. Ecco. Ieri sono rimasto commosso dinanzi a quel ricordo così parlante, ma nello stesso tempo così austero e composto che c'è qui nel meeting di Don Luigi. E guardandolo pensavo alla frase che il Papa attuale disse al funerale di Giovanni Paolo II, quando disse: adesso ci guarda da un'altra finestra. E credo che veramente passeranno gli anni, continuerà sempre con il suo entusiasmo il meeting, ma il fatto di sentirsi protetti dall'alto, da Don Luigi, sarà sempre un grande elemento di forza. Ecco, non mi hanno fatto male, hai detto. Io ho detto la mia interpretazione di questa tua frase. Vuoi fornire tu quella autentica? Io nella mia vita sono stato molto fortunato e qualche volta mi domando come andrà poi a finire, perché noi nella liturgia, a me ha sempre colpito, nella liturgia dei morti, si dice sempre: Signore, ti ringrazio per i benefici che hai dato. Ma tanti poveracci, dove stanno questi benefici, per la verità? Non li hanno mai avuti, insomma, e allora li dovranno avere poi dall'altra parte. Chi in fondo si è trovato, come me e anche un po' la mia generazione in un certo senso, che non eravamo compromessi con il passato e avevamo tutto un futuro che si doveva costruire, quindi ci siamo trovati a essere ballerini di prima fila senza un merito particolare. Poi certo c'è un po' anche un istinto di conservazione, perché specie della vita pubblica, non sempre si rispettano le regole della box, insomma, qualche volta qualche colpo basso viene pure rifilato. Allora, quando ho avuto
con mia sorpresa, perché per la verità di tutto mi aspettavo di poter essere chiamata a rispondere tramite che di avere cercato di favorire la mafia. Una delle cose che un governo da me presieduto aveva fatto era stato di fare una legge, anzi un decreto legge, che entra immediatamente in vigore, per evitare, c'era un processo fatto contro alcune centinaia di mafiosi, metà erano latitanti, il processo era in appello e durava come, ahimè, durano i processi quinquenni, e stava per scadere il termine con cui è lecito tenere uno prima di una condanna. Non c'era alternativa, o si faceva un decreto legge o questi uscivano, e diventava una burletta allora il processo. Noi facemmo questo decreto legge, per questo tutto mi aspettavo, però ripeto, io non mi lamento, certo 10 anni e più sono lunghi, e io sono grata a Renato perché qualche volta quelle mie trasferte siciliane mi era di grande conforto di vedere una faccia amica e così di aspettare che le lente procedure, non sto qui per carità, ci dedico un altro minuto e basta, quello che mi ha stupito sono i testimoni. Guardate che ci siano i cosiddetti collaboratori di giustizia, è necessario perché se no non si entra in alcuni ambienti, non si saprebbe mai niente, però la tentazione è di pagare troppo e pagarli in proporzione a quello che dicono, certamente fa sì che alcuni si creino una posizione, insomma, e allora dovrebbe essere... Ce n'era uno che prendeva $12.500 al mese più qualche straordinario. È chiaro che se quello gli dovevano dire che io andavo vestito da donna, insomma, te l'avrebbe pure detto. Però perché dico mi è servito? Beh, intanto mi ha evitato di entrare in un ciclone verso il quale si trovarono molti, e anzi alcune migliaia, che poi lungo la strada si è visto che 99 casi su 100 era ingiusto, quello che si chiamò Mani Pulite. Per la vera volta anch'io una volta fui chiamato da Di Pietro a Milano perché voleva sapere perché avesse aiutato il Partito Socialdemocratico. Io mi misi a ridere, fra l'altro, e dissi: ma come, sono quelli che hanno fatto cadere De Gasperi, vuole che io gli dia anche degli aiuti? Infatti poi non se n'è più parlato, però insomma, comunque, ecco, riassuntivamente, perché dico mi hanno fatto forse per bene? Perché dopo tanti anni di tappeto rosso, camminare un po' sulla carta vetrata, tutto sommato, probabilmente ribilancia un poco la posizione. E allora quello che sarebbe stato, se no altrimenti un conto da doversi guardare solo dopo, beh, un piccolissimo acconto di purgatorio io l'ho fatto e... E tutto sommato non è che poi porto rancore nei confronti di nessuno, soltanto vorrei dire: non lo fate più. Esauriamo qui gli anni passati, parliamo di quest'anno. Tra l'altro il senatore ha dato qualche mese fa
alle stampe ed è in libreria 1947 con i suoi diari del tempo e so che sta scrivendo 1948. Qui scriviamo un attimo il 2005. Partiamo da uno degli ultimi avvenimenti. Il viaggio alla Giornata Mondiale della Gioventù di Papa Benedetto XVI a Colonia. Partendo da quell'avvenimento, come legge la figura di questo pontefice e che cosa in particolare ti ha colpito? Mi ha colpito il fatto che nel quadro di una continuità, che questa è scontata, in uno dei libri di Giovanni Paolo II è detto il mio fidato amico Ratzinger. Quindi era, così direi, una certificazione che, per quello che so, non l'ha scritta per nessun altro. Quindi era scontata questa continuità. Come aggiungere qualche cosa? A mio avviso l'ha aggiunta in un momento particolarmente delicato e con grande coraggio nell'udienza che ha dato agli islamici, cioè accanto a quella che è la continuazione del dialogo con gli ebrei, che cominciò coraggiosamente Giovanni Paolo II andando in sinagoga, ha messo questo inizio di un dialogo che è indispensabile e che, credo, gestito spiritualmente, ma anche con il senso temporale che anche la Chiesa deve avere, a mio avviso, contribuirà molto a affrontare questo problema, che è un problema attuale, un problema che le immigrazioni naturalmente hanno portato ad essere vivo in paesi dove prima non c'era, compreso il nostro. Allora aver dato una chiave spirituale a questo approccio io credo che sia estremamente importante e noi dovremo giustamente con serenità attendere gli ulteriori sviluppi di questo pontificato. Guardate, la bellezza dei papi è che ognuno porta una sua caratteristica. C'è una, l'espressione è sia di Paolo VI che la ripeté una volta anche Giovanni Paolo II, la novità nella continuità. Questo è importante e in modo particolare è anche importante che ci abituiamo, come eravamo noi ragazzini in Azione Cattolica, a voler bene al Papa, non a un Papa o all'altro Papa. Mi piace molto. Vorrei solo aggiungere una cosa che mi ha colpito, e qui devo dire che forse non è proprio un sentimento virtuoso, ma quando ho visto, forse perché hanno avuto un'affluenza superiore a quella che prevedevano, e la Germania, che sono così precisi, così organizzati, questa povera Roma al ricordo, e credo che perfino Bossi dovrebbe parlarne bene, insomma. Vorrei segnalare la formula la bellezza dei papi, che credo sia la prima volta che è stata pronunciata e potrebbe essere il titolo di un futuro libro. D'altra parte noi abbiamo messo il vestito blu vaticano, che penso sia adeguato alla circostanza. Ecco, quest'anno è stato anche l'anno del referendum sulla procreazione assistita. E
anche se oramai sembra appartenere alla preistoria, perché è stato l'evento di qualità politica più dimenticato che ci sia mai stato in Italia negli ultimi anni. Tu, in una intervista a Cazzullo del Corriere della Sera, hai raccontato che hai deciso di inchinarti, hai usato questa espressione, mi inchino, e hai seguito l'indicazione che proveniva dalla Conferenza Episcopale in modo esplicito di astenersi al referendum, e sei stato molto criticato per questo, quasi che tu fossi un cattolico bambino, ecco, magari uno dice. No, io non nascondo che come principio, e l'avevo detto, come principio l'assenza al voto l'ho sempre considerata negativamente, perché la partecipazione, oltretutto, nello stesso catechismo c'è scritto che bisogna partecipare alle votazioni, però quando c'è stata una presa di posizione precisa della Conferenza Episcopale su un tema che è un tema comune, non è un tema o religioso o civile, il tema della vita è un tema comune, allora io ritengo che senza per questo dovermi coprire il capo di cenere, ho detto no, io aderisco a questo, mi inchino perché anche il bene della compattezza sui principi dei cattolici italiani è una necessità, io credo, per la stessa cultura italiana, insomma. Quindi non ho avuto affatto difficoltà, e d'altra parte poi si è visto che la corrispondenza degli elettori italiani in questa linea, perché? Perché la legge non è una legge perfetta. Io stesso nel votarla dichiarai: questa legge non è perfetta, però la voto perché? Perché se si rinviava anche per una sola modifica alla Camera, continuava quella navette che è quella che vogliono coloro che non vogliono che esista una disciplina, perché c'è veramente qualche cosa di squallido sotto questo mercato del seme, questo mercato degli embrioni, è qualche cosa di avvilente, insomma, e gli interessati sono... Gli interessati miravano a fare in modo che una legge non ci fosse. Adesso la legge c'è, ripeto, non è perfetta, riposiamoci un po', abbiamo il fiatone per la battaglia che c'è stata, e poi vedremo come deve essere, perché giustamente a mio avviso deve essere corretta, ma senza enfasi e tenendo conto, lo ripeto, che su questo argomento, il concetto della vita, non c'è una visione civile e una visione religiosa o una visione politica o una visione apolitica. E certamente se uno deve dire: ma c'è allora incoerenza se noi riteniamo che l'embrione è vita, com'è allora che nella legge sull'aborto si può fino a 4 mesi uccidere questo embrione, questa vita si può... se è vita, anzi sarebbe peggio uccidere uno di 4 mesi che non uccidere me, che bene o male e ne ho 86 e mezzo, insomma. Però tutto questo rientra in questo grande affastellarsi di argomenti per cui delle regole oggi sono difficili. La modernità, questo mi pare anche una caratteristica su cui già prima, ma anche c'è tornato da Papa,
quando parla di questa falsa modernità che consisterebbe nel non avere regole, anzi addirittura la anormalità diventa quasi una regola. Dobbiamo fare anche quasi, direi, l'elogio degli invertiti. Se fossero tutti si estinguerebbe la razza umana, fra l'altro, insomma. Ho avuto anche una denuncia per questo, perché in una trasmissione televisiva dissi: beh, adesso andiamo a finire, che chi è normale diventerà anormale. Allora mi hanno denunciato questo arci qualche cosa, così, che cosa sei. Insomma, però devo dire, non so se sia stato il mio angelo custode o il loro che non ha funzionato, hanno portato una cassetta sbagliata, non quella della mia trasmissione, così che il processo poi non sia stato, insomma. Hai parlato di principi cattolici, poi hai detto che comunque sono principi di ragione. È un fatto che su questi principi sono confluiti alcune grandi personalità laiche. Che cosa ne pensi? Beh, sono addolorato che altri non abbiano confluito, per la verità, però penso che è la riprova che si tratta di qualche cosa che scientificamente oggi è dimostrato. Io trovai, il mondo è strano, nell'università di Teheran, visitai la biblioteca, c'era uno di quei piccoli banchi dove lo studioso mette i libri che sta consultando, e c'era in copertina un libro inglese, La vita prima della nascita. E allora, però, me lo guardai, poi lo comprai, hanno anche diffuso alcune copie. Oggi è scientificamente dimostrato questo, che l'embrione è vita, non è più una tesi, perché prima la nascita era la vita, tradizionalmente, questa è stata per lungo tempo. Allora, se è così, direi il convergere non è un atto di clericalismo o un inchinarsi alla Chiesa, è un riconoscere che la realtà oggi ci consente di vedere delle cose in un modo più pertinente, in un modo più puntuale, più penetrante di quanto non fosse una volta. Si definiscono spesso neocon, questi laici che accettano questo ragionamento. La parola neocon cosa ti suscita? Ma non mi piace veramente, perché insomma poi si presterebbe, ma qui siamo in un ambiente molto serio, non lo dico. In questi giorni c'è stato un grande avvenimento ed è quello che sta accadendo in Israele e nei territori occupati. Ecco, che giudizio dai di questo? Tu ritieni questo un momento propulsivo di pace autentica per tutto il Medio Oriente? E in che senso lo interpreti? Proprio ieri sera, e lo pubblicheremo nel prossimo numero di 30 giorni, un'intervista di Abu Mazen su questo, gliel'avevamo chiesta e ci ha rilasciato una intervista dettagliata. Certamente è un passo avanti doloroso, perché io penso anche nei giorni passati, guardavo con una certa tenerezza anche a quei coloni che hanno dovuto lasciare il loro insediamento, e ricordavo un mio compagno di scuola, fatto di una famiglia molto agiata, che nel 48 se ne andò, e andai anche a trovarlo una volta in un kibbutz, non nella zona di Gaza, in un'altra zona, ma vedendo quelli che lasciavano
il loro insediamento, ho pensato con tenerezza anche a loro, però storicamente è una fase nella quale certo non possiamo dire che si è arrivati ad una conclusione, ma si è rimosso un blocco che impediva qualunque prospettiva di risoluzione. E come sono le cose della vita, solo uno come Sharon, che ne ha compiuti di tutti i colori. Io andai a Sabra e Shatila poche settimane dopo i massacri ed era fumante nel senso letterale della parola quella spianata, terribile. Però forse proprio lui, che nessuno può considerare un filo palestinese, ha potuto imporsi e fare questo gesto che, ripeto, non è la conclusione, perché rimangono ancora moltissime tappe, sia all'interno, fra l'altro la discussione sul muro, questo muro che divide anche Gerusalemme, la parte araba di Gerusalemme dal resto di Gerusalemme, e poi esistono dei problemi connessi, tra i quali il problema del grosso nucleo di rifugiati palestinesi che sono nel Libano. Da 50 anni sono lì, quindi delle generazioni sono nate lì, sono malviste dai libanesi, non hanno delle risorse. E qualche volta io mi domando se io stesso, se voi fossimo in quelle condizioni, ma saremo persone calme, guarderemo l'avvenire con una certa fiducia, oppure ci affideremo solo alla violenza, sia pure una violenza pazza, senza sbocchi. Allora io ritengo che questa tappa importantissima, che si inserisce in quella mappa che è stata disegnata per arrivare dopo tanti anni a trovare un modus vivendi, nel senso letterale di questa parola, tra palestinesi e israeliti, questa è una tappa che sicuramente non può non essere segnata che con il sigillo positivo. Occorre proseguire e io credo che dobbiamo essere fieri, proprio come europei e come italiani. Perché? Perché l'inizio di un dialogo tra ebrei e palestinesi fu per la prima volta enunciato nel 1980 dal Consiglio europeo riunito a Venezia. Un documento Genscher, il ministro che forse alcuni di voi ricorderete, venne qui accolto benissimo, Genscher e Colombo, e si parlò per la prima volta di dialogo. Sembrava veramente un qualche cosa di inconcepibile. I tempi sono lunghi, qualche volta si è fatto un passo avanti, tipo Oslo, poi molti passi indietro, però quest'ultimo, a mio avviso, è un passo decisivo. Per la verità non ho capito una cosa, però, per carità, non voglio mettere il becco su cose più alte di quelle che io sono in grado di capire, ma perché hanno distrutto le case? Non potevano venderle per i palestinesi, insomma, non dico regalarle, ma insomma in modo perché che abbiano distrutto la sinagoga lo capisco, ma le case probabilmente forse era meglio di no. Comunque è un particolare, se si vuole, insomma, il fatto in sé è un fatto a mio giudizio positivo, che ci riporta alle origini. Prima Renato, tu hai ricordato il diario del 47 che ho pubblicato. Nel 47 troverete due volte una espressione: terroristi ebrei hanno compiuto delle operazioni contro gli inglesi, perché era così. E gli inglesi capirono e accelerarono i tempi, forse li accelerarono troppo, e l'ONU
creò contemporaneamente lo Stato di Israele e lo Stato arabo. Mentre per uno era chiaro che cosa fosse, per l'altro non era molto chiaro. Quindi c'è stato un inizio di partenza, però tutto questo oggi deve servire sì agli storici per guardare le cose indietro, ma deve servire per guardare avanti. Io credo che l'estate del 2005 rimarrà come un'estate positiva da questo punto di vista. Quanto tempo si vorrà? Il Signore ci aiuti, perché è vero che c'è scritto Gesù pianse su Gerusalemme, ma dovremmo cercare qualche volta di aiutarla a non piangere più, io credo. Rimaniamo sulla politica estera, che in realtà non è politica estera, perché mai come in questi anni si ha la percezione che tutto abbia delle risonanze fortissime in ogni parte del mondo. Ritiriamo fuori la parola terrorismo, no? Ecco, tu come vedi la questione? È giusto fare delle leggi in cui siano ridotti certi diritti umani, come è stato detto in Inghilterra per le decisioni di Blair, oppure no? Che prezzo è giusto pagare per la sicurezza, secondo te, secondo la saggezza della politica cristiana? Ma io vorrei dire due cose. Una prima, che ho trovato un giorno, studiavo tutte altre cose, ho trovato un documento che è prezioso. L'Italia occupò la Cirenaica, la guerra coloniale, nel 1911. L'anno precedente, nella nostra ambasciata del Cairo, in Egitto, ci fu una riunione, e c'è il telegramma dell'ambasciatore, questo che ho trovato, con dei notabili della Cirenaica che erano stati invitati dagli italiani perché volevano assicurarli alla vigilia di fare l'operazione militare che noi avremmo rispettato le loro tradizioni e la loro religione. Questa è l'Italia del 1910, quindi un'Italia in cui non solo non era clericale, ma anzi ancora era l'Italia della questione romana. Insomma, questo va ricordato, perché c'è un modo, guardate, rozzo di porre il problema, che c'è quando si dice: ma voi siete per Israele o per i palestinesi? Questo è sbagliato. Noi siamo per la convivenza, ma non perché vogliamo fare del romanticismo a vuoto, ma perché devono vivere insieme, insomma, e tutto l'incoraggiamento che deve essere dato. Vengo però al tema che è stato molto agitato anche nei giorni passati. Io sono molto contento che il nostro Presidente del Senato sia venuto a inaugurare qui i lavori del meeting, Presidente a cui dobbiamo riconoscere dei grandi meriti. Insieme a Casini hanno portato Giovanni Paolo II in Parlamento, e il Presidente Pera l'anno scorso invitò in Senato il Cardinal Ratzinger a parlare sulle radici cristiane dell'Europa. E direi furono talmente convergenti che alla fine non si capiva più chi fosse il cardinale e chi fosse il presidente del Senato. Devo solo fare un appunto rispetto a quello. Ieri, e ringrazio molto, mi sono fatto dare il testo integrale, perché i giornali hanno dato grande copertura, ma il giornale mette sempre un po' quello che è un po' più piccante, insomma, difficilmente proprio le frasi tra una frase piccante o l'altra vengono registrate, insomma. E certamente ci sono due cose su cui io non esprimo una condivisione. Cioè, quando
si equipara terrorismo e Islam. Questo non è giusto. Ci sono islamici che non sono terroristi, ci sono molti terroristi che non sono islamici. L'anno scorso, in una giornata a Berlino dedicata a De Gasperi, iniziandosi i 50 anni dalla morte, proprio Genscher, siccome c'era stato nel dibattito alla Fondazione Adenauer qualcuno che aveva usato questa equiparazione terrorismo-Islam, proprio Genscher mi disse così quasi a mezza bocca: attenzione però a non fare questo fronte di contrapposizione cristiani e islamici, cristiani e non cristiani. Perché, mi disse, io credo che anche Hitler fosse battezzato, e quindi c'è cristianesimo e cristianesimo, c'è Islam e Islam. Allora, in modo particolare, si crea, a mio avviso, una confusione quando si dice che bisogna combattere questo anche con le armi. Ma io con le armi combatto uno Stato, non combatto un popolo, insomma. Questa è la cosa importante, insomma. Noi dobbiamo educarci. E badate, non è un espediente dialettico. Se noi andiamo a guardare le cronache americane degli inizi della immigrazione europea e italiana in modo particolare, si dipingono quegli italiani, quei poveri nostri italiani che erano andati lì perché qui morivano di fame, in termini assolutamente negativi, insomma, come un qualche cosa che avrebbe inquinato la loro società. E ci è voluto molto tempo prima che si rettificassero queste idee, che potesse diventare anche governatore dello Stato di New York un italiano, insomma. Allora, io credo, mai a non stare con gli occhi aperti, però badate che c'è molta ipocrisia. Ci sono alcune zone italiane dove la mattina fanno manifestazioni contro gli immigrati, il pomeriggio reclutano gli immigrati per farli lavorare nelle campagne e nelle industrie, insomma. Io penso che, senza, per carità, voler fare dell'irenismo o mettere la testa sotto l'ala, ma dobbiamo invece sentirci portatori di questo periodo difficile, a un periodo che deve avere un senso di fierezza da parte di un cristiano, di costruire qualche cosa di positivo. Vorrei dire, la nostra generazione, quando io ero all'università, noi universitari cattolici ci riempimmo di gioia quando Benedetto Croce disse il "non possiamo non dirci cristiani". Però, signori miei, non è importante dirci cristiani, è importante esserlo. Esserlo come? Esserlo come? Lasciate che io prenda un ricordo recente. Nelle manifestazioni che prima ho fatto cenno, a queste dei 50 anni, hanno fatto cose di ricordo affettuoso di De Gasperi, anche zone che quando era vivo non gli volevano bene. Recentemente sono andato a Parma, hanno costruito un nuovo ponte bellissimo come ingegneria, l'hanno intitolato a De Gasperi, ma ancora di più mi ha colpito, e perché lo cito adesso ve lo dico, a Grosseto hanno intitolato una piazza, cosa molto bella, i butteri della Maremma a cavallo. E però che cos'era bello? Che vi erano le fotografie ed erano lì presenti i superstiti, i loro figli e i loro nipoti,
di quando De Gasperi nel 1952, in virtù della legge di riforma agraria, essendo stato spezzato il latifondo, era andato a distribuire ai contadini i certificati di proprietà della terra. Allora, ripeto, noi dobbiamo nella sostanza, quel periodo a me sembra obiettivamente un periodo di politica cristiana, e dobbiamo cercare di recuperarla, a mio avviso, e in termini poveri. Per carità, se si potrà dire anche con menzione esplicita che l'Europa ha radici cristiane, sia benedetto Dio e sia benedetto chi accetta questo. Ma la cosa importante è che l'Europa crei nella politica concreta una società più cristiana, in termini poveri. Se alla fine di un periodo i ricchi saranno meno ricchi e i poveri saranno meno poveri, questa è l'Europa cristiana. Per fare meglio questa politica cristiana, tu ritieni necessario il ritorno di un centro forte? Ma qualche volta qualcuno mi domanda: ma lei è un ex democristiano? Io dico no, io sono un democristiano. Ma questo non ha un significato organizzativo. Ad un certo momento si è ritenuto, a mio avviso male, di cambiare il sistema elettorale, cioè il sistema della proporzionale che dava a ciascuno il suo e che consentiva di avere alleanze, semialleanze, appoggi esterni, una certa duttilità, e che ha consentito gradualmente di rasserenare la situazione politica italiana. Nessuno più contesta i principi, mentre per un lungo tempo, è derivato anche dal fatto che non ci sia più l'Unione Sovietica come casa madre, e questo certamente è un elemento essenziale, però all'interno io credo che noi avevamo un sistema articolato. Poi si è ritenuto invece di semplificare, di fare due blocchi, ma all'interno dei due blocchi vi è molta varietà. Allora, quando si parla del centro, a mio avviso, non è che noi, se non cambia la legge elettorale, non è che si possa avere un qualche cosa che all'interno dell'uno o dell'altro gruppo e porti a delle modificazioni. Insomma, io penso veramente che quello che dobbiamo recuperare, io ritengo con la proporzionale, che del resto era stato il progetto di Forza Italia. Tremonti, che è venuto qui l'altro giorno, insomma, Tremonti presentò il progetto di legge elettorale insieme a Urbani come progetto preso dalla Germania, cioè la proporzionale con un minimo del 5% per evitare lo sparpagliamento. Poi si fidanzarono con la Lega e ne è venuto fuori il meticcio, forse. Quindi, ecco, io ritengo, senza così entrare adesso qui in dettaglio e senza mancare di riguardo a nessuno, però di non lasciare accreditare o di lasciare che qualcuno possa essere attratto da quest'idea che il sistema della proporzionale rendesse debole il sistema e non governabile. Noi abbiamo una storia,
I precedenti hanno sempre un valore enorme da noi. Si dice nella Costituzione che la Repubblica è fondata sul lavoro, ma specialmente sul precedente è fondata la Repubblica. Se voi avete un precedente, voi potete fare qualunque cosa. Bene, i precedenti della storia politica italiana del secolo scorso vedono per 20 anni Giolitti, questo grosso personaggio, dominare con il sistema uninominale. Poi 20 anni di fascismo. Beh, noi con la proporzionale, non so se era ingovernabile, ma siamo durati 40 anni. Insomma. Allora, insomma, questo dovrebbe, però mi pare la cosa importante, perché è giusto che nel MIDI ci si occupi anche di questa politica con la P maiuscola, però poi lasciamo che questi dibattiti avvengano nelle sedi più proprie, perché qui dobbiamo mantenere qualche cosa che sia più facilmente di denominatore comune. Allora mi trattengo. Lei è, tu sei sceso esplicitamente in questi giorni in difesa di Fazio, del governatore della Banca d'Italia, e hai usato delle espressioni che non si sentivano da tempo, no? Hai parlato di cattolicesimo, qualcosa del genere, ecco, riguardo alla finanza, riguardo, ecco, io voglio capire il motivo di questo tuo grido d'allarme, perché di solito sei molto compassato quando si tratta di istituzioni di questo genere. Per due motivi io sono intervenuto, perché io, ripeto, non c'entro, non ho responsabilità. Se verrà una legge in Senato, certamente allora ho la veste per intervenire, ma sono intervenuto perché c'è una campagna globale quasi di intimidazione che non è giusta. Io conosco Fazio da bambino, conosco la sua famiglia. Una famiglia che si è creata da sola, insomma, con un padre contadino che ha fatto una vita durissima, un uomo, e una famiglia esemplare, trasparente, lineare. E ci può essere stato nella valutazione di questi fatti, di quest'Italia un po' complicata, nella quale ogni tanto emerge qualcuno di nuove fortune, benissimo, Dio gliele accresca fino a un certo punto. Però, ecco, io reagisco e credo che non è il solo motivo, ma il fatto che Antonio Fazio sia non solo un cattolico militante, ma sia anche un teorico. C'è uno stupendo scritto di Fazio che, sfatando tutti i luoghi comuni del maltusianesimo, dimostra come la crescita della popolazione non costituisce indebolimento ma rafforzamento del sistema economico. E io credo che una delle componenti, una, poi ce ne sono altre, è quella, proprio questa, perché insomma un cattolico non integralista, ma un cattolico integro e razionalmente di grande avanguardia come Antonio Fazio, a qualcuno dà fastidio. E poi forse io pure ho appartenuto alla categoria dei governanti. Beh, ai governanti qualche volta dà fastidio che loro sono governanti e ci sia un governatore, insomma, qualche cosa, insomma, qualunque riferimento a fatti o persone non è da ritenersi occasionale. Allora, come è tradizione, è possibile fare un paio di domande dal palco. Io intanto te ne faccio un'altra, che è questa. Quali incontri per te sono stati importanti quest'anno? Delle personalità che non conoscevi o che conoscevi meno? Lo dico sia in termini di incontro, diciamo, fisico, sia attraverso
libri o conoscenze storiche? Forse gli incontri che mi hanno più colpito sono quelli, ne abbiamo parecchi, interparlamentari, con due delegazioni di parlamentari, una dei Tamil, che poi ce li siamo ritrovati perché nel piano di aiuti dopo il grande maremoto dell'anno scorso, una delle difficoltà, in modo particolare nello Sri Lanka, è quella di questa lotta interna che c'è dei Tamil, che rendono complicato anche il contatto di carattere internazionale. Però mi pareva e mi pare, insomma, che dobbiamo renderci conto come un desiderio di, qualche volta esasperato, ma di valorizzazione della propria caratteristica particolare, della propria autonomia, della propria suddivisione, certo porta anche delle difficoltà, delle incomprensioni, però porta anche un certo idealismo di carattere politico. E un altro incontro l'ho avuto, questo riguarda anche un po', in un certo senso, l'allora cardinale Ratzinger, con dei deputati turchi. Voi sapete che c'è un discorso, Turchia entro l'Unione Europea, Turchia no, è iniziato il negoziato, durerà forse 12 anni, quindi beh, ne riparlerete al momento giusto, insomma, ma uno di questi parlamentari mi ha detto: ah, ma la Chiesa è contro, perché c'era stata veramente una nota del cardinale Ratzinger negativa su questa prospettiva. E allora io pensai un momento se potevo dirlo o no, poi lo dissi. Dice: ma guardate, però non è della Chiesa, questa è un'opinione, fra l'altro è un problema aperto. Premetto, io forse sono un po' orientato da qualche cosa che è stata un'esperienza, ma del tutto diversa. Nell'Alleanza Atlantica la Turchia è stata uno dei componenti essenziali, quindi abbiamo lavorato a stretto contatto di comuni. È diverso moltissimo, certamente non faccio confusione, però vorrei dire il colloquio, l'abitudine a parlare con loro c'è. Allora gli dissi: no, no, non è la Chiesa, guardate, e feci una citazione. Dissi: guardate, una volta, quando non si avevano rapporti con Mosca, il Presidente della Repubblica Gronchi stabilì di andare in visita a Mosca e ci fu un cardinale, guarda caso del Sant'Uffizio, che fece una dichiarazione molto dura contro. Il giorno dopo l'Osservatore uscì con una nota dicendo: il cardinale Ottaviani ha espresso sue idee personali. Insomma, allora dissi, quindi la questione è tuttora aperta. Allora, alla domanda che ho fatto, una delle cose che mi dà più soddisfazione, perché si vede anche i cambiamenti che ci sono nei vari popoli, è questi contatti attraverso l'unione interparlamentare. Si può fare anche un gran bene, insomma, abituando specialmente i paesi nuovi a quella che è una vita di carattere internazionale, una vita di relazione nella quale ciascuno può portare qualche cosa anche di positivo, di contributo, anche assorbendo qualche cosa di negativo. Comunque questi sono stati certamente dei contatti, poi ce ne sono molti di carattere extra politico ed extra parlamentare, perché insomma Roma è una città dove c'è transito un po' di tutti, insomma ogni giorno c'è possibilità di avere qualche contatto che è certamente di grande interesse. Insomma, la cosa importante è così cercare, se possibile, di assorbire il bene o il buono nel contatto con gli altri e non far avvenire il contrario. Però anche su questo, beh,
se Roma non fosse il centro della Chiesa cattolica, beh, con tutto il rispetto della tradizione classica, eccetera, ma, beh, saremo uno dei tanti centri importanti. Quindi anche sotto questo aspetto credo che va tenuto presente, insomma, questo che dà dei doveri, ma dà anche delle opportunità e dei diritti tutti particolari. Il concetto dell'Italia. Chiedo scusa. Vedi, qualcuno forse ci ascoltava, insomma. C'è allora una domanda? No? Non c'è nessuno. Prego, una e due. Una e due, sì. No, no, il giornalista no, per favore. L'altra persona. No, il giornalista no, perché poi c'è per loro, e non è che, insomma, non è che sia contro la libertà di stampa Renato Farina, insomma. Prego, sali su. No, se parla forte perché io sono maggiorenne. Mi sente? Ecco, comincia lui, dopo, sì, dopo tocca. Sì. Mi sente? Prego, sì, siamo qui tutti. Ah, senatore, l'argomento del giorno è proprio il governatore Fazio, che dovrà dare delle spiegazioni in sede CICR. Devo venire lì? No, ma no, finisce. Si sente benissimo, guarda. Forse lei che non sente. Casomai lui mi fa da traduttore. Da interprete, va bene. Sì, sì. Il punto, cioè il mio pensiero, va al comportamento del governatore della Banca d'Italia rispetto ai risparmiatori che hanno inciampato in certe brutte imprese e non si era fatto sentire. Ora, è vero che una gran parte di quei risparmiatori erano degli speculatori, però purtroppo ci sono stati parecchi risparmiatori, cioè coloro i quali mettono da parte il nichelino, mettono da parte il... No, è chiarissima la cosa, guarda, è chiarissimo, cioè abbiamo capito... La ringrazio. Sì. Beh, lei sa che, certamente non in disaccordo, ma anzi con la collaborazione del governatore, è in corso una legge che si chiama proprio per la tutela del risparmio, una legge delicata, perché per la grande generalità degli italiani non c'è il problema di dove collocare il risparmio, c'è il problema di come arrivare alla fine del mese, insomma. Detto questo, però, certamente io ritengo che era indispensabile il passaggio che vi è stato anche in virtù della moneta unica, il passaggio da quello che era una raccolta di risparmio pagando un interesse piuttosto forte, che ha portato qui anche dei risparmi esteri, perché avevamo interesse che altri paesi non avevano. Tutto questo però poi sommava il carico per l'erario in un modo tale che non poteva più essere così mantenuto. A me sembra che quello che poteva essere fatto, insomma, dalla Banca d'Italia come vigilanza sia stato fatto. Certo c'è un problema, che è un problema vero. Quello che si dice, ma è giusto porre dei limiti a delle banche straniere per venire a prendere quote delle banche italiane? Beh, è un problema opinabile, però io posso fare un ricordo, ahimè sfortunato, di quando ero nella preistoria, ero deputato alla Costituente. Feci due emendamenti. Uno
che riguardava l'articolo 21, dove dice tutti hanno diritto di esprimere per iscritto voti. Io avevo fatto un emendamento per dire tutti i cittadini, perché dissi, ma badate, facciamo una clausola che ci consenta una reciprocità, perché uno può venire, allora non si parlava di televisione, ma si può venire a mettere una radio o una televisione qui in Italia, io non posso andarla a mettere fuori, però insomma, per carità, sembrava in un momento di grande libertà, sembrava che dovetti ritirare questo emendamento, però vorrei dire, dato che parliamo dell'articolo 21, invece una parte dell'articolo 21 dice che la legge può stabilire dei controlli sulla proprietà dei giornali. Questo vorrei dire è l'articolo 21 della Costituzione, quindi non è che sia, quindi che ci si dia un'occhiata, forse non è nemmeno sbagliato, insomma, questo, nessuno si scandalizzi, la Costituzione è quella che è. Comunque io ritengo che certamente viviamo un momento particolare, perché buoni del tesoro rendono quello che rendono. Se uno ha un conto in banca non solo non gli rende niente, ma deve pagare, insomma, come se affittasse un loculo per tenere il proprio denaro, insomma. Quindi sotto questo aspetto io non è che stia a fare il panegirico del sistema, però credo che il cecchinaggio noi non possiamo accettarlo, ecco, questo mi pare che la situazione. Prego. Presidente, buongiorno. Intanto lei è un grande, se lo lasci dire, perché credo che sia un modo per esprimere. No, è un grande. Grazie. E soprattutto spero che la provvidenza le conceda tanto tempo ancora, se non altro per il recupero di qualche anno passato, anche se lei dice che non le hanno fatto male. Comunque la domanda è questa, sul titolo del meeting, può spendere per cortesia due parole, grazie. Com'è? Sul titolo del meeting, la libertà è il bene più grande che c'è. Sì, beh, guarda, il titolo è sempre molto suggestivo, perché deve essere fatto anche in modo tale che susciti un certo discorso, dire che cosa. Però aver messo l'accento su questa centralità della libertà a me sembra molto importante, proprio perché va controcorrente a quello che ho accennato prima. Oggi sembra quasi che avere delle regole, quindi avere dei cammini obbligati, avere delle paratie che devono essere rispettate, sia una specie di vecchiume, sia una specie di residuo di dittatura o addirittura di minaccia di pre-dittatura. Insomma, questo nel costruire, e mi pare che questo modulo, fra l'altro unico che ha il meeting, di analizzare in poche giornate se si vuole, ma con grande intensità, di analizzare tanti aspetti, anche quello della vita pubblica, non sfuggendo a questo, ma tanti aspetti dell'organizzazione finanziaria, dell'organizzazione industriale, della cooperazione, delle fondazioni, cioè di chiamare a raccolta delle persone e giustamente dimostrare che c'è un nucleo di cattolici, in questo caso il nucleo di CL, che è un nucleo aperto al dialogo, alla ricerca, alla collaborazione. E proprio ieri in una delle manifestazioni che ho assistito, mi piace molto questo concetto che voi poi avete ante litteram portato avanti della sussidiarietà, e c'è nella vostra impostazione, nel modo giusto. Perché si può avere, se no, o il senso che lo Stato fa tutto quello che non fanno gli altri, o che gli altri fanno quello che non fa lo Stato. Sono due posizioni contrapposte, nelle quali invece voi, e qui adesso ricordo anche Vittadini, che ha sempre fatto delle impostazioni molto precise su questo riguardo. Allora, questo concetto, a mio avviso, che la libertà
è qualche cosa però che deve essere in un sistema organizzato, un sistema con delle prospettive, un sistema con delle radici. Ecco, io lo interpreto così. E poi che ci sia anche quel tanto di ermetismo, e questo è necessario, perché voi siete bravissimi anche nel suscitare che si debba fare la discussione prima di tutto su che cosa vuol dire. Allora, ci rivediamo l'anno prossimo e, a Dio piacendo, saremo ancora qui a commentare il 2006 stavolta. Grazie. Lo firmi questo? Sì, sì, sì.